Si è alzato il sipario ieri sulla rassegna Movistar, in scena anche oggi e domani all'ex galoppatoio di San Benedetto, un'iniziativa dedicata alla storia della città e alle sue tradizioni, ma anche allo sviluppo edilizio e turistico di una cittadina capace di grandi mutazioni e fedeli passioni. Un viaggio a ritroso nel passato, cominciato con il primo appuntamento di ieri. Sono stati proiettati infatti alcuni estratti del documentario L'ultima partita di Pasolini, di Viozzi e Anzivino ed altri filmati che legano la città a calcio e cinema. La serata è stata condotta dal giornalista Remo Croce. Sul palco sono saliti gli ex calciatori della Samb, tra i quali Bruno Ranieri, Maurizio Simonato, Paolo Beni, Nicola Ripa, il dirigente sportivo Giulio Spadoni e Stefano Tacconi, ex portiere di Samb, Juventus e Nazionale. Tacconi non ha nascosto la sua emozione nel ricordare i tempi vissuti in rossoblù allo stadio Ballarin. Eravamo amici, quell'anno non è andato benissimo, però insomma, aver avuto il premio del miglior giocatore della Samba in quel periodo, insomma, mi ha dato la possibilità, nonostante la retrocessione, di essere consapevole delle mie potenzialità. Lo stesso Tacconi continua a seguire le vicende relative al club rossoblù e ha commentato così gli ultimi fatti che hanno riguardato la Samb. Oggi i tempi sono un po' cambiati, insomma, ci sono troppe spese, poi abbiamo subito un anno e mezzo di Covid, insomma, non puoi dare un giudizio all'organizzazione, a chi comanda, al presidente che devono cacciare i soldi, c'è tanta difficoltà che l'importante è che sia stata salvata e poi con un futuro un po' più roseo si possa fare dei buoni progetti. La rassegna Movistar prosegue anche stasera con il secondo appuntamento, la proiezione del documentario di Rod e Rodi di Rovero Impiglia e Giacomo Cagnetti. Parteciperà anche l'attore Sebastiano Somma. Domani il gran finale, sempre alle 21:15, con una serata dedicata ai lungometraggi e alle serie TV girate a San Benedetto. Tra i presenti anche Neri Marcorè e l'attrice Paola Minaccioni. Raccontiamo ancora in altre due serate di Rod e Rodi, il documentario che racconta la tragedia del naufragio e la San Benedetto raccontata attraverso le fiction con Neri Marcorè.